vince con uno 0-0 interno con i Chieri, le faccio questa domanda: il bicchiere mezzo pieno per lei e il bicchiere mezzo vuoto di oggi? Ma no, sono contento per la prestazione, i ragazzi hanno fatto quello che gli ho chiesto, eravamo in difficoltà perché avevamo tanti giocatori fuori e tanti infortunati, però hanno dato tanto, hanno buttato il cuore fuori al di là dell'ostacolo, quindi cioè oltre l'ostacolo, quindi io non posso chiedere, cioè non posso dirgli niente a questi ragazzi, sono stati favolosi. Se questo è l'inizio, io sono molto fiducioso perché mi hanno ascoltato, mi hanno seguito. Abbiamo fatto una partita importante perché oggi giocavamo contro una squadra forte che è partita per vincere il campionato. Conosco tutti i giocatori, sono giocatori di categoria anche superiore, quindi non era facile, ecco, eravamo in emergenza, però quelli che hanno giocato e quelli che sono entrati hanno dato il massimo. Io voglio questo spirito, se lo spirito è sempre questo, io credo che ce la possiamo fare. Sul modulo, lo dicevamo prima a microfoni spenti, ha proposto una difesa 3 che poi diventava in alcune circostanze a 4, è un po' questo il suo credo, mister? Beh, io mi adatto anche ai giocatori, io l'ho già fatto questo anche l'anno scorso, quindi però potevo fare questo con i giocatori che avevo a disposizione perché gli altri erano tutti juniores, quindi non volevo mettere in difficoltà, quindi non volevo creare diciamo difficoltà alla squadra che già la classifica è difficile, quindi ho cercato di aiutarli facendo un assetto anche tattico, diciamo, dove non potevano, dove si sentivano a loro agio e potevano dare il massimo, ecco. Però quello che mi è piaciuto che abbiamo creato, abbiamo tirato in porta, abbiamo anche, diciamo, potevamo anche andare in vantaggio, e se andavamo in vantaggio diventava un'altra partita. E poi cosa vuoi, fisicamente poi un po' siamo calati nel secondo tempo, anche se siamo partiti forti al secondo tempo. Però poi un po' siamo calati perché abbiamo anche corso come hanno fatto loro, quindi le due squadre non si sono risparmiate, hanno cercato di vincere la partita tutte e due, ecco. Però sono contento del pareggio perché ci dà fiducia per andare avanti e continuare su questa scia, insomma. Mister, ieri in conferenza stampa aveva chiesto per la salvezza anche l'apporto del Ciccioni in un periodo difficile, l'Imperi arrivava a questa partita da penultima, si è sentito qualche applauso di incoraggiamento e soprattutto nel momento più complesso intorno al quarto d'ora dalla fine anche qualche coro dalla curva? Sì, io ringrazio i tifosi tutti perché lo spirito è questo qua, io l'avevo detto anche in conferenza stampa. I ragazzi, ripeto, mi hanno ascoltato, mi hanno seguito. Se questo è lo spirito di questa squadra, credo che si deve rappresentare anche i tifosi, ecco, perché oggi veramente eravamo in difficoltà, ma abbiamo dato il ma. Io ho visto i ragazzi sono stremati dentro lo spogliatoio. E questo è quello che voglio. Poi dobbiamo gestire purtroppo una situazione che diciamo è grave in questo senso, perché dobbiamo giocare ogni 3 giorni. Mancano dei giocatori. Giocatori infortunati, sono tutti ragazzini, spero che arrivi qualcuno per darci diciamo un supporto, un aiuto, soprattutto alla squadra, a questi ragazzi, per poter insomma far riposare qualcuno. Ecco, dov'è che ha chiesto il rinforzo, dove ha visto forse la squadra un po' più in difficoltà oggi, nonostante, come ha detto lei, uno spirito che ha strappato anche degli applausi ai tifosi, questo va sottolineato assolutamente. Io sono contento proprio di quello, perché se questo è lo spirito, poi se noi ci mettiamo anche qualità nel gioco, allora riusciamo anche a creare, riusciamo anche a vincere le partite in un certo modo. Ripeto, abbiamo giocato contro una squadra non era alle nostre, diciamo, questa è una squadra di alta classifica, quindi non era facile, però noi l'abbiamo messo anche sotto perché li abbiamo creato abbiamo creato i presupposti per vincere questa partita. Poi al di là se meritavamo o no, però anche loro non è che hanno fatto tanti tiri in porta, di solito questi qua hanno schiacciato gli avversari e hanno fatto i gol, quindi oggi era una partita così, ma in casa dobbiamo essere sempre così. Adesso dobbiamo lavorare per cercare, e ho poco tempo perché devi già subito giocare mercoledì, poi giochi ancora domenica, io ho bisogno di lavorare. Io ho fatto 2 giorni di allenamento con questi ragazzi, devo dire grazie a tutti quanti perché sono messi a disposizione e oggi l'hanno dimostrato. Fazio, l'Imperia fa un punto 0-0 in casa con il Chieri, una difesa arcigna, si può dire così, si è vista più grinta rispetto alle gare precedenti? Sì, siamo rimasti in partita per tutti i 90 minuti. E penso che alla fine quello che ha fatto la differenza è stato lo spirito di sacrificio
e la consapevolezza che non ci meritiamo questa classifica e abbiamo creduto nei nostri mezzi, abbiamo trovato fiducia anche se in pochi giorni e sapevamo che loro erano una bella squadra, ci hanno messo in difficoltà, però quando vengono le squadre al ciccione ti devi salvare, deve essere dura per tutti. Se vuoi salvarti, secondo me non puoi andare a fare delle partite in cui magari, come le ultime volte, si è visto anche un po' di mugugni da parte del pubblico. Penso che quando sei al ciccione devi dare qualcosa in più, se ti vuoi salvare. Ecco, oggi Mister Soda ti ha schierato in una difesa a tre, se può dire così, con Mara e Petti. Come ti sei trovato? No, bene, bene. Loro sono due ragazzi disponibilissimi, ti aiutano nei momenti di difficoltà. Io mi sono sempre fatto trovare pronto, poi io comunque nasco da centrale, mi piace come ruolo. In realtà mi sono anche divertito, mi piace anche andare a fare a sportellate con Barbelli, siamo anche scambiati due battute. No, ma a parte il modulo, penso che sta tutto nella testa. Sta tutto nella testa e nella voglia di mettersi in gioco e affrontare tutte le partite senza paura. Hai detto che appunto c'è stata una maggiore grinta in questa prestazione. Che cos'è che vi ha dato in più Soda in questi giorni? Non, anche l'arrivo del mister, ma penso che dopo due cambi di allenatori qualcosa deve venire da noi, oltre che dal mister che ha la sua idea di gioco, però penso che quando si cambiano due mister in una stagione vuol dire che non è solo colpa del mister e noi forse un po' tardi, ma forse l'abbiamo capito che era il momento di cambiare qualcosa.